Chi era Jim Hutton, il compagno di Mercury morto nel 2010 a 61 anni? Jim Hutton è stato il fidanzato di Freddie Mercury, il compagno di vita che ha vissuto il lutto devastante della perdita del frontman dei Queen avvenuta il 24 novembre 1991. Tra le differenze tra il film Bohemian Rhapsody e la vita reale, la prima è che Jim Hutton era un parrucchiere e non un cameriere. Si conobbero nel 1984 in un locale, ma passarono circa 18 mesi e successivi incontri casuali perché iniziassero a frequentarsi. È morto il giorno di Capodanno del 2010, tre giorni prima di compiere 61 anni. Nel 1994. Jim Hutton scrisse Mercury and Me, un'autobiografia della sua relazione con Freddie Mercury pubblicato in Italia con il titolo I miei anni con Freddie Mercury. Edito in Italia da Mondadori nella collana degli Oscar. Jim Hutton e Freddie Mercury hanno vissuto insieme gli ultimi sei anni di vita del cantante di Love of My Life. Innuendo e The Show Must Go On. Jim Hutton era presente quando il cantante si spense per sempre nella sua Kensington. A Londra, il 24 novembre 1991 a causa di una broncopolmonite indotta da HIV, malattia riconosciuta pubblicamente un giorno prima di morire. Anche Jim Hutton risultò positivo al test per l'AIDS nel 1990, solo un anno dopo. Però, il compagno rivelò a Freddie Mercury la cosa. I due si conobbero una sera. In un bar, come raccontato da Hutton che ha rivelato di non aver riconosciuto la star sul momento e di aver rifiutato la proposta. Qualche tempo dopo, poi, i due si incontrarono nuovamente e, come era accaduto la prima volta, Mercury gli offrì da bere e da lì iniziarono a frequentarsi. Jim Hutton e Freddie Mercury non erano sposati, ma indossavano una fede nuziale che il cantante aveva al dito nel giorno in cui morì. La coppia ha sempre cercato di tutelare la loro vita privata e la loro privacy, non parlando mai con la stampa della loro relazione. L'interesse della stampa per la loro storia si è ravvivato proprio grazie al film Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury lasciò a Jim Hutton la somma di 500.000 sterline e un terreno a Rutland Terrace. A Carlow, dove Hutton era amato e aveva costruito una casa. La maggior parte dell'eredità di Freddie Mercury è invece andata a Mary Austin, la sua ex fidanzata storica, oltre alla Garden Lodge, la sua casa londinese. Mercury in un'intervista dichiarò sul suo conto: "Tutti i miei amanti mi chiedono perché non possono sostituire Mary. Ma questo è semplicemente impossibile, lei è la mia unica amica e non desidero nessun altro. Per me è come se fosse mia moglie." Arnasta curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Taia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea dă din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu s-a atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paralizată.